Molto positivo il pareggio della Juventus sul campo del Manchester, sull'Old Trafford. E vediamo l'azione di Boniek, ottima la partita del polacco che serve Rossi, il tiro di Rossi viene deviato. Ora nella ripetizione si vede benissimo la deviazione di Hogg che mette fuori causa assolutamente il portiere che aspettava il tiro da tutt'altra parte. Ecco la conclusione, il passaggio, il tiro di Rossi, la deviazione netta e la Juventus è in vantaggio al quarto d'ora. Il pareggio del Manchester United arriva al 35esimo quando Davis, che aveva sostituito Gidman, risolve questa mischia dopo un tentativo prima di Whiteside. Anche qui sentiamo le interviste, ma prima delle interviste vediamo un altro episodio con la lattina o qualche altro oggetto che ha colpito Boniek mentre si accingeva a battere un calcio d'angolo. È stato colpito probabilmente a un braccio, anzi sicuramente Boniek ha lamentato, ha accusato proprio questo colpo al braccio che lo ha messo knockout per 2-3 minuti. E ora sentiamo le interviste. Trapattoni, mi sembra che alla vigilia un pareggio. Il valore della squadra, sicuramente un pareggio anche segnando addirittura una rete in campo esterno, senza dubbio era da sottoscrivere a priori, ecco. Ha schierato tardi.